Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Tempo d'autunno, tempo di castagne e di festa, come il rinomato mercatino d'autunno che si terrà a Bairo il 5 novembre. E ne parliamo con Grazia Cassietto, presidente della Proloco di Bairo, e con Claudio Succio, sindaco di Bairo. Benvenuti. Benvenuti, buongiorno, grazie. Grazie Magda per questa possibilità. Innanzitutto per noi un appuntamento importante. Il 5 di novembre il nostro mercatino, giunto alla 24esima edizione, ma per quanto riguarda il programma lascio il nostro presidente della Proloco a raccontarci quale sarà la giornata che hanno ideato e programmato per il nostro sviluppo, diciamo, del nostro paese, del nostro sviluppo territoriale. Il mio auspicio è soltanto che ci sia sicuramente un afflusso di persone che vengano non soltanto assaporare il mercatino, ma godersi quella che sono la percezione di un territorio meraviglioso, che io considero la terra canadese. Certamente, poi Bairo è molto attivo e vivo e il mercatino d'autunno è un fiore all'occhiello. Certamente. Che attira sempre, sempre molta gente. È un orgoglio per l'amministrazione avere una Proloco così attiva che organizza. Parliamo della giornata allora. Giornata. Noi non ci siamo discostati tanto da quella che è l'organizzazione oramai di questi ultimi anni. 24esima edizione, anche per quest'anno ovviamente è immancabile lo Zabaglione, ma quello oramai Proloco Bairo uguale Zabaglione, per cui non potremmo farne a meno. Ci sono comunque alcune novità, quindi abbiamo per esempio gli Amis del Fur, che sono un gruppo che avevamo già sentito nel 2020, poi purtroppo per questioni inderogabili, non per causa nostra, non erano potuti intervenire al mercatino, e quindi niente, verranno quest'anno. Sono un gruppo giovane di Forno che hanno appena istituito anche un'associazione, per cui sono molto curiosa e so che suonano molto bene, hanno suonato anche con Beppe Vesticchio, quindi non vedo l'ora di ascoltarli, e secondo me già solo per loro merita di fare un salto ad ascoltarli. Poi ci sono tantissime attività anche per i bambini, quindi il battesimo del pony, c'è anche la carrozza quest'anno che non avevamo più avuto da qualche anno, per cui che porterà in giro a vedere le bellezze di Bairo. E ci sarà la trucca bimbi per appunto i bambini, e palloncini, zucchero filato, e poi ovviamente cuore pulsante di questo mercatino, hobbisti e artigiani con prodotti del proprio ingegno, prodotti tipici e gastronomici e non gastronomici del nostro territorio. Certo, sì, arrivano tutti comunque appunto dal territorio, sì. E i prodotti che offrono, sia gli hobbisti che i prodotti gastronomici, sono... Sì, noi ci teniamo che il nostro mercatino rimanga con questa impronta meno da mercato, più da sagra dell'artigianato, quindi con hobbisti che fanno opere del proprio ingegno. Ogni anno ci scrivono persone nuove e noi siamo desiderosi di dar loro la possibilità di mostrare quello che sanno fare, ovviamente. E grazie al comune, noi offriamo il plateatico gratuito, quindi è il comune in realtà che lo permette, e questo ci permette di avere tantissime persone che vengono a esporre, perché è una, come posso dire, un quid in più, insomma. Sicuramente, infatti sono sempre tanti. Numerosi. E poi di qualità, comunque viene fatta una selezione, non assolutamente, è sì. Aperta proprio a chiunque. No, noi siamo molto, molto onesti, quindi ci sono persone, abbiamo espositori che sono anni che sono nostri abitué, e quindi loro hanno il posto fisso, e quelli che scopriamo nuovi noi ci premuriamo prima di vedere, di capire se possono fare a casa nostro, se no è inutile far venire persone che non sarebbero in linea con l'idea che noi abbiamo del nostro mercatino, ecco. Sì. E poi ci sono sempre gli eventi collaterali, le cose particolari, le esposizioni particolari. Sì. Quindi Claudio, quest'anno diciamo esordirà una nuova attività fatta di concerto con la scuola primaria di Bairo, Torre Canavese e Baldissero Canavese, che saranno, diciamo, attori protagonisti, i ragazzi delle scuole primarie, a raccontare Bairo. Bairo si racconta, saranno loro gli attori che verranno a raccontare, diciamo, le infrastrutture, racconteranno dove potrà andare il visitatore di Bairo a percepire i paesaggi,
che ritengo che Bayro, a seguito della sua conservazione, dei miei predecessori, ha saputo far andare negli anni un concetto particolare di paesaggio. Quindi loro si renderanno protagonisti di questa attività, diciamo, unitamente a, diciamo, a delle persone che faranno da guida, diciamo più adulti, ma saranno loro a raccontare il paese. E dall'inizio della scuola che si stanno preparando, che stanno eseguendo delle ricerche, e di concerto con le maestre e con loro saremo presenti anche come assessorato alla scuola di Bayro, Torre e Valdissero, per poter raccontare Bayro, perché diciamo una bellissima nota che devo raccontarla e ci tengo che si sappia. Diciamo, la scuola ha saputo ritrovare i suoi alunni nel tempo, perché tantissimi ragazzi, bambini delle, diciamo, delle zone limitrofe, raccoglie un bacino d'utenza non solo più di Bayro, Torre e Valdissero, ma raccoglie anche altri bambini. Questo di Lusinga, che vuol dire che è stato fatto un progetto con le maestre, parlandoci sia con il comune che con la scuola, e abbiamo raggiunto dei numeri notevoli di presenze nella scuola primaria. Questo vuol dire che ci consente di tenere la scuola aperta, che è una cosa importante per il comune, perché sicuramente vuol dire che le famiglie ci credono ancora sui nostri territori e si prosegue con delle attività, diciamo, importanti. Questo sarà uno degli aspetti importanti anche del mercatino, oltre a tutte le attività che ci ha giustamente raccontato il nostro presidente, che ringrazio pubblicamente del loro impegno, perché la cosa bella è che si riesce a programmare sempre queste attività con un tempo di ritorno, diciamo, periodico, con tutte le loro attività, diciamo, inglobandoli con i loro impegni, perché a me fa molto piacere vedere la Pro Loco non soltanto sul territorio di Bayro, ma impegnata in tantissime attività fuori dal paese, che vuol dire promuovere il nome di Bayro fuori dai nostri territori. Io ringrazio sicuramente tutto lo staff e tutti, diciamo, i volontari della Pro Loco. Certamente sì, è un fattore importante la scuola aperta, come è importante comunque che la Pro Loco si faccia portavoce del patrimonio di Bayro, certo, all'esterno. Come si svilupperà questo evento con i ragazzi? Cioè, tramite dei pannelli, dei disegni, oppure accompagneranno le persone uh-huh, a vedere le cose? Loro hanno fatto diciamo uno studio sul territorio, ma questo serve per rafforzare le loro radici, perché io voglio che le loro radici rimangano profonde sui nostri territori, che ci sia, diciamo, l'attaccamento, certo, al territorio, come ce l'abbiamo tantissimi bairesi, che viviamo il territorio e ci crediamo al nostro, come si suol dire, paesello. E questo lo faccio perché loro abbiano questa opportunità di poter spiegare agli adulti, ai visitatori, che cos'è Bayro, perché vivono a Bayro, che cosa c'è di bello da vedere a Bayro. Perché raccontato da un bambino ha un valore aggiunto, raccontato da un adulto non è che non ci sia valore, ma è un valore di quotidianità, come si suol dire. Questo, certo, è importante, e spero che tanta gente approdino al banco delle scuole per poter fare il giro e conoscere queste cose, e vedere qualche fotografia che è stata scattata sul nostro territorio, mm-hmm, di, diciamo, sicuramente di impatto per chi viene a Bayro, perché l'obiettivo dell'amministrazione è anche di incrementare il numero degli abitanti, incrementare, diciamo, le persone che vengono a vivere al territorio, perché ci sono tante case da ristrutturare, tante case da riaprire, da vivere il territorio. Certamente. Intagliatori di legno, sì, alpaca, bonsai, di tutto. Noi cerchiamo sempre di portare più cose possibili in questa giornata, perché ci teniamo che la gente partecipi, ci teniamo che chi viene abbia tante cose da poter conoscere. Gli alpaca, oramai Davide è un nostro grande amico, un grande abitué, sono 3 anni mi sembra con questo che viene, che porta i suoi esemplari, però abbiamo notato che piace molto adulti e piccini, sì, per cui noi
siamo ben felici quando lui acconsente sempre a portare i suoi esemplari. Gli intagliatori invece li abbiamo conosciuti in una delle nostre sagre e abbiamo proposto, insomma, ci piaceva che loro facessero vedere, faranno delle prove, ci faranno provare anche, se non sbaglio, magari le persone, piuttosto che faranno proprio vedere come intagliano, quindi può essere curioso e interessante da vedere. Per i bonsai invece è una cosa un po' più particolare, ci saranno degli esemplari esposti di, come posso dire, molto pregio, sia nel senso di anzianità e penso di grandezza, di valore di questi esemplari. Non sono, io sono pollice nero, quindi meglio se starò lontana il più possibile da questi bonsai. Addirittura. Però faranno poi delle esibizioni anche di potatura, quindi può essere molto interessante. Comunque è una cosa sicuramente particolare che a Baiero, certo, non capita di vedere tutti i giorni. Sì, è anche educativo, perché comunque non è così semplice contare un bonsai. Se non sbaglio, c'è una filosofia, sì, di base particolare che... dietro, sì. E diciamo che noi in questo giorno del mercatino cerchiamo, noi amiamo tantissimo Baiero, noi portiamo Baiero, come diceva prima il sindaco, in giro per il Canavese e non solo, proprio per farlo conoscere, per far conoscere noi, per far conoscere le belle persone che abitano Baiero. Quindi il giorno del mercatino per noi è il giorno di festa per eccellenza, quindi ci piace vestirlo al meglio possibile, che venga visto il più bello possibile da chi viene a conoscerlo per la prima volta. Quindi per noi è molto importante. Certo. E anche i bambini che partecipano, i bambini della scuola, e vabbè, quello è il nostro futuro, e quindi non può che non far piacere, ovviamente. Infatti quel giorno viene vestita festa Baiero. Certo, ma diciamo che per i visitatori non è soltanto vedere un paese vestito a festa, ma riescono anche loro a soddisfare quello che si chiama il palato, cioè la bocca, perché sicuramente approdare allo stand e alla prologo di Baiero con lo zabaglione e il torcettino e poi passare alle calde arroste e un buon bicchiere di vin brûlé, io vi dico la verità, all'approdare del primo freddo sicuramente lascia un segno che, diciamo, tutti si ricordano di questa gita pomeridiana domenicale a Baiero, e questo secondo me lo ritengo la cosa più importante, la ritengo una cosa che rafforza sicuramente i rapporti anche tra comuni, perché la cosa che dico sempre con i nostri piccoli comuni, l'importante è sempre costruire dei ponti, mai costruire dei muri, ed è proprio l'opportunità anche tra di confronto sulla piazza che è importante a rafforzare questi rapporti, non più, non solo vivere di social, diciamo di attività così, quelle che sono della nuova tecnologia, ma di vivere ancora dei rapporti di piazza, perché io vedevo passeggiando nelle edizioni precedenti anche gli espositori, il valore aggiunto che ci portano in piazza è un valore sicuramente che deve essere, diciamo, valorizzato. Io vesto tutto l'anno nel periodo freddo il cappello comprato al mercatino di Baiero. Si contraddistinguono questi artigiani, queste persone che cuciono ancora e che lavorano, diciamo, questi tessuti, la lana, ed è una cosa bella che io ritengo che si può solo scoprire nei nostri piccoli centri e non può essere scoperta, diciamo, al mercato del Balun, senza togliere nulla al mercato del Balun a Torino, ma sicuramente Baiero con queste piccole cose si contraddistingue. Quindi è un valore che per chi verrà a trovarci innanzitutto è a costo zero, c'è soltanto la passeggiata sia per l'espositore e anche per il visitatore, ed è sicuramente un valore aggiunto. Io spero di incontrare tanta gente, ho la fortuna di poter vivere questa manifestazione al mio settimo anno di amministrazione. Io vivo il paese sicuramente a 360 gradi, perché mi piace proprio vivere diciamo la quotidianità del mio piccolo paese. Sicuramente è una grande opportunità il 5 di novembre e spero di poter incontrare e condividere questi pensieri che, diciamo, oggi, ma li viviamo sicuramente insieme il 5 di novembre. Certo.
5 di novembre tutto il giorno, mattina e pomeriggio. Sì, sono attività che coprono tutto l'arco della giornata, alcune cose tipo le calde arroste, piuttosto il gruppo musicale solo il pomeriggio, in realtà sono spalmate nell'arco di tutta la giornata, se no... Sì, quindi i visitatori possono venire al mattino e sì, vivere per tutto il giorno Byron. Assolutamente sì, sono i benvenuti. Lanciamo un appello allora, invitiamoli. Vi invito al 24esimo mercatino d'autunno, vi prometto che sarà bello come gli anni scorsi, forse un pelino di più. Sì, no? Cosa dire, io penso che la grande opportunità per i visitatori è quella di scoprire un paese che ha saputo nel tempo conservarsi e contemporaneamente ad approdare a quella che si chiama la tecnologia di domani, e questo mercatino avrà l'opportunità di vedere tanti espositori che vengono non soltanto dal canadese ma anche da fuori zona, e che quindi abbiamo la possibilità di scoprire nuovi prodotti, nuove tecnologie, ma in particolar modo di vedere i nostri piccoli bairesi, e non solo bairesi ma tutti i ragazzi della scuola primaria, impegnati a raccontare Byron, ed è secondo me uno dei progetti più importanti, perché nella giornata dove tutti vengono per svagarsi, anche ascoltare, diciamo, i nostri giovani, le nostre, diciamo, nuove generazioni, è sicuramente un momento importante. Io ringrazio anche questa opportunità di Obiettivo News. Grazie a voi. Di concerto si lavora ed è sicuramente importante per i nostri territori. Grazie Magda e grazie a tutti. Grazie a voi per essere stati nostri ospiti. Grazie mille. E quindi ricordate, 5 novembre, 24esima edizione del mercatino d'autunno a Byron, non potete perderlo e continuate a seguire Obiettivo News.